In studio ancora per questa volta soltanto te, io e te, nell'attesa naturalmente che spero giovedì prossimo, non lo so se sarà presente con noi anche Luisa Nicoli, che peraltro con la quale mi devo scusare, perché devi sapere che oggi ho pubblicato il nostro il nostro post per e non l'ho taggata, e quindi questa è una mia dimenticanza. Io non so se ti perdonerà mai, ma io credo proprio di sì, lei è troppo più buona di te per non perdonare. Niente, allora siamo qua per l'ennesima volta sull'ascensore Vicenza, che una volta sale, una volta scende, speriamo. Ultimamente si scende un po' troppo, devo dire. Sì, però insomma si intervalla con qualche cosa che ti tiene là, quindi io non so, adesso sta a te. Abbiamo giusto pochi minuti, perché mi sa che abbiamo già l'ospite quasi pronto, No, beh, è chiaro che nelle ultime 5 partite sono arrivate 4 sconfitte, e devo dire che probabilmente, insomma, dopo la vittoria col Cittadella, che aveva portato anche la squadra, diciamo, nella zona alta di destra, bassa di sinistra, insomma, si era anche acceso un po' una speranziella per puntare ai playoff, ma poi probabilmente, insomma, la squadra ha dimostrato che o non ne aveva, o non ci credeva, oppure insomma il campo aveva decretato che il suo valore era quello della parte destra di classifica. E per capire esattamente poi dove si andrà a parare, naturalmente si comincia a ragionare dalla prossima partita. E per parlare della prossima partita, come è ovvio, abbiamo sempre una specie di competitor, un interlocutore, ma comunque un amico, naturalmente, il capo del redattore di Ale Frosinone, con noi Andrea Campioni. Ciao Andrea! Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Benvenuto, naturalmente. Grazie. Ciao, ascoltami, entriamo subito nel vivo. È una partita che, diciamo, per il Frosinone, diciamo, classifica alla mano, potrebbe concedere, insomma, ancora qualche minima chance di ottavo posto, di playoff. Poi, insomma, è chiaro che, però, insomma, la matematica lascia sicuramente speranze. Il campo anche, mi pare, per il campionato che ha fatto questa squadra, diciamo che insomma è un campionato che sta andando al termine, sta volgendo al termine con qualche rammarico, delusione, perché insomma è inutile negarlo, a Frosinone si aspettava di più da questa stagione. Beh, dire che ci si aspettava di più era un eufemismo, ha centrato la sentenza matematica solamente nella scorsa gara, la prossima partita di campionato, e quindi si aspettava una stagione ben diversa con ben altri risultati. Questa squadra era partita per stare stabilmente nelle prime 8 della classifica, quantomeno stare a ridosso dei playoff per provare l'assalto nel finale di stagione. Si è ritrovata impicchiata in una lotta salvezza che nessuno aveva preventivato, e poi sapete meglio di me che quando una squadra non abituata a lottare per determinati obiettivi si trova lì in fondo è sempre difficile uscirne. Il Frosinone non ha rispettato quelle che erano le aspettative né della piazza né della società, poi per le scelte fatte poi rivelatisi errate, poi per questo cambio di allenatore che in un primo momento non aveva dato i frutti sperati, però resta il fatto che adesso la piazza è da una parte sollevata per aver centrato questa salvezza, ma il rammarico di non aver, o quantomeno di rimanere al 99,9% quelli dei playoff, resta elevato. Questo perché così non avesse vinto un paio di partite che assolutamente poteva essere nelle sue portate, avrebbe centrato quasi sicuramente questo obiettivo. Così non è stato, e mi auguro che questo possa far riflettere la società per pianificare al meglio il futuro. Evidentemente alcuni giocatori sono arrivati a fine ciclo qui a Frosinone, quindi è bene che trovino altre sistemazioni per il prossimo anno. Senti, quando le cose non vanno come si spera, paga sempre o quasi sempre l'allenatore, e ha pagato anche questa volta Anesta, che so, insomma, pur vivendola da lontano, che insomma era molto amato dalla piazza, dalla tifoseria, insomma. È però possibile dire che Anesta è il colpevole, unico colpevole? Di solito quando le cose non vanno bene c'è una lunga serie di motivazioni, poi magari l'allenatore quello che può avere più responsabilità, però mi pare di capire da lontano che tante cose non hanno funzionato per il Frosinone in questa stagione.
Sì, sì, assolutamente d'accordo con quello che dici. Quando vanno male le cose non è colpa mai del singolo, ma del collettivo. Next non ha inciso più a Frosinone, il legame con la Gasso non è mai scattato, già dallo scorso campionato, quando comunque aveva centrato la playoff in maniera abbastanza rocambolesca, però non aveva lasciato nulla positivo, mi viene a dire, alla piazza. Un Nesta è arrivato a Frosinone 2 anni fa per fare un tipo di calcio totalmente diverso da quello a cui era abituato, ha iniziato le prime partite con la difesa a 4, poi la squadra di fatto ha rigettato questo modulo e ha chiesto di tornare a 3. Il Nesta per secondare le cose sono andate meglio, ma poi la serie non è arrivata. Quest'anno ha iniziato la stagione nello stesso modo, però secondo me il giocattolo era già rotto, quindi si faceva fatica a esprimere il gioco. Il Frosinone penso che nel periodo da ottobre fino a febbraio fosse la squadra che ha tirato meno in porta di tutta la Serie B, faceva molta fatica a giocare proprio a pallone, ad arrivare negli ultimi 30 metri, quindi delle carenze ci stanno. Non è l'unico responsabile, però sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa in più, quindi una buona parte di colpa va anche a Alessandro Nesta, come giustamente va data anche ai ragazzi, perché sono loro che scendono in campo fondamentalmente. Senti, mi racconti cos'è successo con un giocatore che a me piace tantissimo per la categoria, che è Federico Dionisi, e che magari io capisco poco di calcio, ma è perfetto per giocare insieme a Novakovic, e voi a gennaio l'avete mandato via, voi insomma. Beh, la società, io sostengo e ho sempre sostenuto che Federico Dionisi sia uno degli attaccanti più forti della Serie B anche attualmente, nonostante i quasi 34 anni, e lo sta dimostrando ad Ascoli, perché al di là delle doti tecniche è un giocatore che ha un carisma e una grinta fuori dal comune, quindi è capace di caricarsi la squadra sulle spalle e portarlo all'obiettivo. Lo sta facendo con l'Ascoli, perché la squadra di Sottil è cambiata dal giorno alla notte da quando è arrivato Dionisi, quindi io sono fermamente convinto che un giocatore come lui avrebbe potuto dare una grossissima mano a una squadra che, come detto in precedenza, faceva fatica a trovare gol e paradossalmente, nonostante questo problema, si è privata del giocatore di maggior classe che aveva all'interno della rosa. Questo perché? Perché ci sono state delle incomprensioni tra il direttore generale Angelotti e Dionisi, di fatto è stato accantonato a metà girone di andata, non ha più messo piede in campo, e da quel momento in poi è stato abbastanza chiaro e palese che il giocatore avrebbe dovuto cercarsi un'altra sistemazione per gennaio, oppure per il prossimo campionato, che sarebbe comunque andato a scadenza, quindi avrebbe a prescindere lasciato scusate il Frosinone o quest'anno o l'anno prossimo. L'ha lasciata quest'anno e secondo me è un grandissimo rammarico per questo campionato, perché poi hanno provato a sostituirlo con Gemmello, ma Gemmello al di là di qualche fiammata nelle prime partite qui a Frosinone non ha lasciato assolutamente il segno, anzi nelle ultime partite nelle quali si è vinto Gemmello era in panchina perché aveva dimostrato un atteggiamento abbastanza indolente in campo, quindi Grosso ha fatto la giusta scelta secondo il mio punto di vista di farlo accomodare e di dare spazio a giocatori con più fame che potessero far gol. Infatti le ultime due partite del Frosinone sono state 2 vittorie ed entrambe le volte c'è stato Partyshek titolari, quindi delle scelte non hanno pagato, così come non ha pagato la scelta di Milico, che per domani non è neanche convocato, un giocatore che noi abbiamo visto forse 90 minuti in totale da quando è arrivato, così come Vinci Vitale, che domani si entra tra i convocati, ma che per praticamente non c'è stato quasi mai. A gennaio è stato un po' un mercato di riparazione strano, perché è arrivato anche Brignola, che era improntato una campagna acquisti per passare al 4-3-3, poi questo 4-3-3 non è praticamente quasi mai arrivato, se non per le prime partite con Grosso, che però non aveva a disposizione i suoi esterni. Di fatto di 4 acquisti in gennaio noi ne abbiamo beneficiato ben poco.
C'è qualcuno che si salva? No, infatti, scusa, stavo proprio per dire, mamma mia, ma hai fatto un quadro, Andrea, che ci dispiace per, veramente. Cioè, è proprio... Dai, sono abbastanza critico, ma sì, è giusto, questo è giusto. Non, ovviamente non è da distruggere tutto. Ci mancherebbe. No, perché volevo chiederti se tu fossi un osservatore e dovessi fare una relazione a Mimmo Di Carlo, che pericoli, che giocatori segnaleresti come quelli che insomma sono diciamo quelli da temere, quelli da curare con grande attenzione? Allora, io fossi un osservatore, direi di Di Carlo di stare molto attento a Pardicek. Non so se giocherà, perché ormai con l'obiettivo salvezza raggiunto e con l'obiettivo playoff quasi sfumato, perché basta una vittoria di una solamente una delle squadre che è davanti e di fatto si è tagliato fuori, direi di stare attento a Pardicek. Bisogna vedere se Grons lo farà giocare, però è un giocatore che per fame e che per grinta ha dimostrato di poter dare tanto, e mi auguro che per il prossimo anno si riparta da gente come lui. Quindi sicuramente lui è uno dei principali pericoli. Poi anche Rodien, se sta bene, è un giocatore che può fare la differenza, ma è un giocatore che è assolutamente più in palla di questa squadra nelle ultime settimane è Zampano, che pur giocando fuori ruolo, perché ultimamente sta giocando con l'esterno anche capace di sinistra e lui è un destro naturale, è sempre uno dei migliori in campo, quindi può creare pericoli su quella corsia, può saltare l'uomo, può fare diverse cose, quindi sicuramente i due giocatori da attenzionare sono Pardicek e Zampano, detto che comunque Novakovic ha segnato nell'ultima partita, ma da quando aveva avuto il Covid è un po' calato. Ciano non è in condizione, quindi non so se giocherà dall'inizio, ma comunque non è il Ciano che tutti ricordiamo, che magari anche voi ricorderete, quindi secondo me i principali pericoli vengono sia da Novakovic che da Zampano in questo momento. Poi magari con la mente sombra e con questo slancio dato dalle due vittorie consecutive, vedendo l'obiettivo playoff ancora alla portata, seppur complicatissimo, fanno tutti una partita ottima, quindi sapete meglio di me che il calcio può cambiare in un secondo, quindi queste sono tutte parole frutto di quello che c'è stato nelle ultime settimane. Poi magari domani farà anche turnover grosso, quindi darà spazio a quelli che hanno giocato meno. Cioè, di qui a Vicenza si vocifera, voci che insomma tra l'altro non hanno trovato riscontro, ma insomma qualche spiffero, ecco, diciamo così, è circolato su Novakovic, un giocatore che sicuramente piace molto al tecnico Di Carlo. Lì è arrivata qualche indiscrezione, è un giocatore che su cui la società punta anche l'anno prossimo, potrebbe uscire? Che informazioni ci puoi dare su questo attaccante? Ma su Novakovic posso dirti che anche una squadra di medio-basso Serie A aveva fatto un sondaggio nel mercato di gennaio, poi la trattativa non si è concretizzata. Sicuramente è uno dei giocatori più appetibili della rosa, è un classe 96 che è cresciuto molto da quando è arrivato in Italia, perché lui veniva da un tipo di calcio totalmente diverso. Lui è americano, quindi proveniva dal soccer, non dal calcio. Poi ha fatto anche altre parentesi in Europa, però il calcio italiano è totalmente diverso, quindi è uno dei giocatori che è cresciuto maggiormente. Non è una prima punta, lui piace molto variare sul fronte d'attacco, quindi paradossalmente può anche giocare con un attaccante di peso lì davanti, e infatti la coppia con Pardicek, che è un vero numero 9 e riferimento offensivo, sta funzionando. È un giocatore molto mobile, quindi non è un vero e proprio bomber, però ad oggi di mercato non si parla e non se ne ha parlato, perché diciamo che a Frosinone avevano problemi ben più grandi a cui pensare, ovvero la salvezza, quindi ancora è tutto un punto interrogativo. Angelotti ha sempre detto che di mercato e di rinnovi se ne riparlerà a fine stagione, perché sono diversi giocatori in scadenza, però
su Novakovic al Vicenza sinceramente non ho sentito nulla fino a questo momento. Poi può davvero succedere di tutto. Sicuramente a me dispiacerebbe perché è un giocatore molto valido, ecco. No, non siamo ancora in chiusura, se c'è un'altra domanda. No, perché tu devi sapere che cioè, il mio collega Marco, sì, che lui di calcio magari non ti fa domande, ma poi se ne esce con qualche domanda culinaria di... Ciccio! No, adesso, allora, scusami un attimo. Devi prepararti, devi preparare. Andrea, attento. Quindi mangia bene, anche ti mangia bene. Andrea, attenzione, ma su questo non nel Frosinate, nel Lazio, ma insomma, come dico sempre, un po' dappertutto qui in casa nostra si mangia bene da un po' dovunque, no? Ma, esatto. Allora, ogni paese ha le sue... ai suoi piatti forti. E ogni scarrafone è bella mamma sua. No, ma volevo dire, sì, la domanda è sul Frosinone, ma non è per te, perché è facile che tu, perché è ovvio che tu lo sai, no? È come se io facessi una domanda sulla Nerossi al mio amico Corrado. Invece la domanda sul Frosinone, sì, la farò al tuo collega Corrado. Allora, signor Corrado Ferretto, lei ha 30... Posso fare da giudice? Esatto. Ovviamente sì. Allora, signor Ferretto, sì, lei ha 30 secondi di tempo, sì, per rispondere a questa domanda: qual è il record in Serie A detenuto dal Frosinone Calcio? Lei lo sa qual è il record? No. Sto godendo come un riccio, ma meravigliosa questa cosa. Lei lo sa naturalmente, signor Andrea Campioni? Non ho sentito bene la domanda. Eccala, no. Ho sentito solo record, non so che record tratta, però. No, voi c'avete un record in Serie A e manco te lo sai, è questa la cosa grave, capisci? Noi abbiamo un record in Serie A negativo. No, non è negativo, è positivo. Ma che ne so, oggi parlate positivo e negativo è pure una cosa che metto qui. No, sto dicendo. Poi tra l'altro, insomma, vogliamo dire, stiamo parlando della terza squadra del Lazio, come importanza. Sì. Allora, il Frosinone, qua lo dico, che così vi erudisco entrambi, detiene ad oggi il record del gol più tardo mai segnato nella storia della Serie A. Adesso fa il fenomeno, ma scusa, ormai l'ho detto. A che minuto allora, Andrea, a che minuto? 108. No, è sbagliato! T'ho fregato! Allora, Andrea è un pazzo! No, ascolta, Andrea, seriamente, allora, il Frosinone detiene ad oggi il record del gol più tardi. Frosinone Parma, comunque, la ricordo benissimo quella partita. Ecco, te la ricordi bene? Adesso però te la ricordo. Vabbè, comunque, no, perché nel frattempo devi sapere, Corrado, che il buon Andrea ha preso il suo smartphone. Ti posso assicurare che in quella partita avevo le palpitazioni per quella vittoria, quindi non potete immaginare quanto ho sofferto dalla stampa, Andrea, perché ci sono stati 10 minuti di VAR per capire se quel rigore ci fosse o meno. Con Ciofani che aveva posizionato il pallone sul dischetto ed è stato un quarto d'ora con le mani sui fianchi capire che cosa dovesse fare del suo futuro, quindi la ricordo perfettamente. Il minuto era il 103esimo e ad oggi appunto è il gol più tardo in una partita di Serie A. Ascolta, Andrea, parliamo di cose serie, ma il Matusa è ancora... Perché? Allora, mi vuoi far male? Che io mi ricordo l'esordio personale al Matusa. A parte che abbiamo vinto, ma quello è una cosa secondaria, perché quello è uno stadio, insomma, a parte quella trattoria che c'è lì proprio dietro la porta del... Quella interessa a me. Quella che non mi ricordo come si chiama, ma si mangiava lì, poi faceva il 20... Il cavallino. Bravissimo, eccolo lì. Si faceva sti 20 metri a piedi e poi si entrava al Matusa. Non ho mai capito come facevate a fare il prefiltraggio, però questa è un'altra cosa, perché... però ma il Matusa è uno stadio spettacolare. Appartiene a un calcio che ormai purtroppo non c'è più. È un pezzo di cuore, perché io ritengo che quello stadio fosse il più bello al mondo, perché io sono di Frosinone, ovviamente sono di parte, però le emozioni che noi di Frosinone abbiamo provato lì dentro penso che nessuno le ha mai provate, neanche a San Siro, allo Juventus Stadium e quant'altro, proprio perché una piccola realtà di provincia si affaccia per la prima volta in Serie A e si ritrova a giocare in uno stadio che di fatto per struttura era molto simile ad uno stadio all'inglese, perché gli spalti erano a un centimetro
dal terreno di gioco. Io ricordo una delle prime partite in Serie A del Frosinone che venne la Roma. Florenzi nella mixed zone a fine partita disse: qui sono pochi, ma sembra che il pallone non esca mai, perché era talmente caldo, talmente focoso, talmente grintoso quello stadio che davvero metteva in difficoltà qualsiasi avversario, cosa che purtroppo non avviene allo Stirpe, perché lo Stirpe è bellissimo, però sembra più un teatro con i tifosi che si vanno a vedere il loro spettacolo e c'è poco di casareccio, di rude, così come era al Matusa. Purtroppo è una cosa che accomuna anche altre città dove aver fatto il cambiato dal vecchio al nuovo. Purtroppo questa è una cosa che manca tanto, manca davvero davvero tanto, come mancano ovviamente tutti i tifosi all'interno dello stadio, e speriamo che ciò avvenga proprio presto. Andrea, io purtroppo sai com'è, il tempo è tiranno, non te la via con me, che guarda te voglio un bene dell'anima, pure che non ti ho mai incontrato, ma abbi pazienza, dobbiamo chiudere qua. Comunque grazie infinite di questa splendida intervento tuo, e magari a risentirci in futuro. Grazie a voi, grazie ciao, a voi, grazie mille, grazie. Ciao, ciao, ciao. Scusa, mi sia concesso dire una cosa. Perché falli così sottovoce? No, perché che non ci senta, voglio dire, sarà quello stadio là, io non, il Matusa, per carità, io non lo discuto. Matusa. Ma non è che il Menti in questo senso. Il Menti vince 10-0 contro il Matusa. Però voglio dire, il Matusa era uno stadio veramente incredibile. Io se ti raccontassi, so che non c'è tempo, la mia prima al Matusa sarebbe veramente da pelle d'oca. No, io invece devo aver commesso qualche cosa che non quadra. Adesso devo assolutamente. Abbiamo ancora. L'hai combinata? Sì, mi sa che l'ho combinata tecnicamente. Adesso devo chiamare il tecnico, devo prendere un sacco di. Però per chiudere un po' il cerchio su questa che sarà il proseguo e questa partita in particolare, poi il rush finale del campionato, insomma, in poche parole, è giusto che anche tu abbia un minimo di briglia sciolta per dire quali sono le tue sensazioni e per condividerle con gli ascoltatori. Ma insomma, diciamo che è una partita che credo due squadre affronteranno con un obiettivo di finire in maniera, diciamo, onorevole il campionato. Il Vicenza deve fare un punticino per la matematica, ma insomma potrebbe anche, credo, bastare i 44, potrebbe bastare i 40 punti che ha in questo momento. È chiaro che a livello di risultati, di tifoseria, insomma, c'è da finire con un po' di onore, con un po' di orgoglio, riscattare queste quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, perché insomma il risultato è quello che purtroppo, soprattutto l'ultimo, ha un po' amareggiato, ecco, diciamo così, la tifoseria biancorossa, perché sai, 3-0 in casa, così come ha maturato, è sempre molto pesante. Teri, perché mi prendi in giro? Perché mi prendi in giro così? No, che no, perché l'hai combinata veramente grossa oppure... Ma no, sai, la cosa che a me piace è prendermi sempre le mie responsabilità, soprattutto quando sono negative, per un semplice motivo, perché così aumenta la tua credibilità. Cioè, nel senso che se tu comunque dici io non ho colpa, non hai mai colpa, non sei credibile, perché per forza di cose qualche volta hai colpa. Se quando hai colpa lo dici, diventi più... Perché sto a dire ste cose che dobbiamo parlare di... Infatti tu ti stai facendo una padellata di cazzi tuoi, va bene, ma fai bene, hai ragione, umiliami così, già mi umili per il fatto che fisicamente sei longilineo e c'hai tutti i tuoi capelli, sei più vecchio di me e sembri mio figlio, e vaffanculo, anche ste robe qua, io non lo so, vabbè. Vidillane con Stella FM a cura di Corrado Ferretto e Luisa Nicoli, che più tardi avremo naturalmente il piacere e non il dovere, il piacere di avere in diretta con noi telefonica, anzi non vedo l'ora, ma nel frattempo siamo qui io e te, nell'attesa del contatto e del collegamento con il nostro ospite più importante. Però io ti posso far parlare o sei ancora come dire, con la ridarola? No, sono pronto, sono pronto. Faccia, l'aspetto. Poi la cosa brutta è che purtroppo, essendo uno di fronte all'altro, tu mi guardi e ridi e io dico vabbè, faccio questo ridere. Questo tuo performance mi ha sorpreso, devo dire. Che senso? Non lo so, questo
tragicomico che... No, tragicomico, non è tragicomico, è comico ma con una vena di malinconia quasi, no? Ho capito. È tipico. Che è successo? Capito. Non c'è. No, è venuto a suonare il pianoforte, hai visto? Che succede? No, ci stanno riprovando. Abbiamo qualche piccolo problema di collegamento, signor Ferretto, quindi parliamo noi, va bene. Parliamo noi, mi dica. Mi faccia una domanda una volta tanto. Ma sono io che devo fare una domanda? No, ti faccio una domanda. Come finirà questo Frosinone Vicenza? Guarda, io non lo so, siccome praticamente dall'altra parte c'è una squadra che non credo possa pensare di arrivare a qualche cosa, e dall'altra parte c'è una squadra che ha bisogno di poco per sentirsi salva, salomonicamente molto probabilmente non finirà che in pareggio. Mettiamo sto euro sull'1-1. Mettiamo sull'euro sull'1-1. Vorrei anche sapere da un personaggio a caso, uno che tra l'altro sprizza simpatia da ogni poro della sua pelle, chiama Massimo Margiotta. Pronto? Buonasera. Allora, col ghiri che c'ho, succede. Allora, ascolta Massimo, io devo fare una domanda subito a bruciapelo al nostro amico Corrado, sì. E poi tu commenterai la sua risposta. Ecco, te pareva. Allora, la domanda riguarda anche Massimo Margiotta. Perché Massimo Margiotta è normale che sia venuto a vivere e a giocare a calcio in Veneto, lo sai? Te lo spiego? Te lo spiego. Perché tu non sai come si chiama, come viene chiamata la nazionale venezuelana, lo sai? Ma non lo sai. La nazionale venezuelana viene così chiamata vino tinto, giusto Massimo? Perfetto. Vino tinto, sai perché? Perché il colore che hanno della maglia della loro nazionale è quel colore che proprio non è né un bordone, né un granata, è un vinaccia. E quindi la chiamano vino tinto. Naturalmente il collegamento col Veneto, che siamo dei grandi intenditori di vino, è presto fatto. E con questa perla, con questa chicca, lascio tutto quanto a voi. Grazie Massimo del supporto. Ciao, grazie. Che ti devo dare una presentazione del genere. A proposito, ti volevo chiedere, ma il problema di vino tinto, ma il mitico Cicchero, che fine ha fatto? Penso che stia facendo la sua vita in Venezuela. No, penso che sia in America. Devo dire la verità che seguo qualche mio ex compagno in nazionale su Instagram, e la maggior parte dei miei ex compagni sono tutti in America. In pochi sono rimasti in Venezuela, qualcuno so per certo, altri un po' così, però tanti sono trasferiti in America. Che poi io vi devo raccontare un aneddoto, tanto ormai sono passati tanti anni, no? Quando Massimo Margiotta è stato convocato per qualche partita della nazionale venezuelana, c'era un dramma, che doveva prendere l'aereo. Ma ancora tremi quando prendi l'aereo, oppure ce l'hai superato sta cosa? No, diciamo che il mio ruolo oggi, ho la fortuna di poter raggiungere qualsiasi posto in macchina, per questo al momento il problema non me lo sono posto. Su questo ci somigliamo, te lo dico chiaramente, guarda. Per dirti faccio una battuta, no? Praticamente noi la settimana, quando è stato 15 giorni fa, un mese fa abbiamo fatto una partita di ottavi di finale a Cagliari con la Primavera. No, ho detto siamo un po' in crisi economica, devo far risparmiare la società, per questo non posso fare il mio biglietto, allora non posso andare a Cagliari, per questo non sono andato. Mi sono inventato una scusa folle, ma c'era Dennis Bergkamp, no, lo prendo, però è normale che per stare più sereno sicuramente cerco di fare viaggi sempre in macchina. No, io però perché... era una barzelletta ogni volta che dovevo andare in nazionale. No, perché lui non se lo ricorda sicuramente, ma siamo andati una volta a Crotone, tra l'altro vincemmo 2-1, segnò Botta a pochi minuti dalla fine, colpo di testa di Margiotta, palo, Botta che palo. Che insegna. Era entrato quella partita. Sì, 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 beh. Non ce la facevi più di 20 minuti. Bravo. Insomma, andiamo da Crotone, andiamo alla Lamezia Terme, l'aeroporto, e non so come sedile attaccato. Allora, il viaggio, allora, lui con gli occhi chiusi, le mani a tenere, e io che ho riso per un'ora e mezza. Confermo. Non ti dico poi, non si può dire per radio le parole che hai preso, però va bene. Senti, parlando di cose serie, dopo questo Marcord,
questa Serie B che ormai sta andando verso l'epilogo. È un campionato che se io ti chiedessi la cosa che ti ha sorpreso di più è quella che invece è accaduta e ti aspettavi. Ma la sorpresa più grande, devo dire, è per me la grande possibilità che ha la Salernitana di andare in Serie A. Penso che questa sia la sorpresa proprio in tutti i sensi. Io ho visto diverse partite della Salernitana, sicuramente ha un allenatore che è molto molto esperto, penso che abbia una buona squadra, però con le squadre che oggi si sono presentate a inizio campionato e comunque anche al mercato di gennaio si sono rinforzate, cioè vedere che diretta ci fa la Salernitana, sicuramente una grandissima sorpresa. Secondo te i giochi sono fatti oppure c'è, perché no, chiaramente la vita, tutto, no, quello io non, i giochi sono tutti aperti, però sicuramente sai, avere domani avere l'Empoli che comunque ha festeggiato la Serie A, sicuramente le motivazioni della Salernitana sono altissime rispetto all'Empoli, e poi incontrare l'ultima giornata di campionato il Pescara, sicuramente la Salernitana ha i match point in mano, capito? Per questo sicuramente loro hanno un grosso vantaggio, però poi sai, molto ovviamente sicuramente sarà difficilissima una partita domani per loro, perché l'Empoli comunque è una squadra forte, è una squadra che comunque con l'entusiasmo può mettere in difficoltà ancora tutti quanti, per questo c'è, sicuramente hanno una grossa possibilità di andare in Serie A, secondo me, però a prescindere da tutto loro comunque andrà il loro campionato, sicuramente sono la rivelazione di questo campionato di Serie B. Senti, in fondo, ti dico la verità, sono rimasto un po' sorpreso dalla Reggiana, perché sinceramente era una squadra che io ho visto e spesso l'ho vista anche giocare bene, per questo sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che loro oggi si ritrovino, rischiano pesantemente di retrocedere. E l'altra, secondo me, che quella è un po' più, però sai, parliamo praticamente di una situazione che non conosciamo, però quando a gennaio ti togli il centravanti più forte, tra i più forti della categoria, che è il Pordenone, perché non lo so, sicuramente perché loro lo sapranno sicuramente, oggi ti ritrovi a rischiare di fare i play-out, rischiare di retrocedere, sicuramente in negativo il Pordenone è stata quella che diciamo è un po' in negativo la squadra della Serie B per me. Senti, domani c'è questo Frosinone-Vicenza, due squadre dove tu hai giocato, mi dai un giudizio sul campionato del Frosinone e su quello del Vicenza? Ma sai, il Frosinone sicuramente per storia degli ultimi anni, degli ultimi campionati, soprattutto di Serie B, è sempre una squadra che l'ha fatta sempre per essere protagonisti. Sicuramente quest'anno hanno trovato delle difficoltà, hanno trovato delle grandissime difficoltà con Nesta e purtroppo è stato esonerato, adesso è andato grosso e sta cercando di rimettere almeno le cose un po' a posto, fortunatamente per loro ci sono riusciti, che soprattutto nelle ultime due partite sono riusciti a vincerle, però sicuramente è stato un campionato molto molto difficile per loro e sicuramente anche inaspettato per la qualità dei giocatori che loro hanno, per questo sono un gruppo di squadra che sicuramente per quello che hanno in organico molto probabilmente dovevano fare di più. E Vicenza? Ma Vicenza è una squadra che comunque viene una neopromossa, è una squadra che doveva tranquillamente rimanere
e deve rimanere, rimane in Serie B, per poi programmare e progettare quello che comunque il presidente Rosso ha sempre detto, quello che è il futuro, sicuramente ha rispettato quello che oggi loro hanno, si sono posti come obiettivo. Poi sicuramente ti aspetti qualcosa in più, sicuramente ti aspettavi qualcosa in più dopo che avevano fatto quella serie positiva di risultati, dove sembrava, leggevo anche in qualche intervista di mister Di Carlo, che sembrava che dovessero giocarsela anche per arrivare ai playoff. Molto probabilmente lì è successo qualcosa e non ci sono riusciti, però sicuramente l'obiettivo, quello del Vicenza, era quello di salvarsi e l'hanno raggiunto. Per questo non è un campionato che avevano promesso di fare questo, e quello hanno fatto, per questo è la cosa più importante. Senti, premesso che per il prossimo anno è una squadra che secondo me deve cambiare molto, ma questo lo dico io e non ti chiedo questo. Tu, che tra l'altro sei anche, conosci bene, insomma, il direttore Magalini, diciamo che se potessi per gioco mettersi al suo posto, avresti un giocatore da prendere, cioè in un ruolo, dove andresti a pescare? Ma no, allora, Corrado, oggi tu lo sai benissimo, tu sai, io lo dico sempre, la stima che ho nei tuoi confronti, perché comunque sei un giornalista che, e comunque sei una adesso figura, adesso sta facendo che... un po' il politico, nel senso che lo sai benissimo, cioè sei uno che segue e fa, per questo sa tutto. Oggi parlare di giocatori e capire quale può essere la situazione migliore, questo non lo puoi sapere. Sicuramente bisognerà capire tante cose, cioè bisognerà capire chi viene dalla Serie A, bisogna vedere chi rimane delle grandi squadre in Serie B, bisogna vedere anche le squadre che verranno preparate, soprattutto delle grandi piazze che sono venute dalla Lega Pro. Sicuramente è un campionato che anche il prossimo anno sarà fantastico, sarà bellissimo. Per questo oggi dire prendo questo giocatore. No, ma non ti chiedevo il nome, il ruolo, cioè agiresti in difesa, centrocampo o in attacco? Ma il ruolo sicuramente, faccio l'attaccante, a me mi piace gli attaccanti che fanno gol, per questo sicuramente ti direi un attaccante, per questo ti direi uno Stefan Zvok, visto che comunque il mio compagno è stato il mio compagno. Vabbè, più oggi. Compagno, voi eravate la coppia più strana del mondo, perché lui attaccava dalla parte di là, vi dividate il campo a metà, uno stava da una parte, uno stava dall'altra. Eravamo la coppia più strana, ma era anche quello che non mi faceva mai tirare rigori, però vabbè, perché gliel'ho perdonato. Ogni tanto qualcuno glielo rubavi, devo dire. No, ma il problema è che solo una volta gliel'ho rubato in amichevole a Udine, perché era proprio la prima partita che facemmo di amichevole quell'anno lì, Udinese Vicenza, e c'era in porta anche Morgan De Santis, mio fratello, allora rigore, andai lì proprio per favore, quasi piangendo, e in amichevole me lo fece tirare, per questo. Sì, invece io ricordo, adesso che tu parli, io mi è venuto in mente, ecco, un Vicenza-Cosenza 3-2, dove Stefano aveva già segnato un rigore, ce n'è un altro per il Vicenza, lui lo voleva tirare perché Margiotta non segnava da un po' di giornate, e Stefano si mette le mani nei capelli, la panchina, invece si buttò per terra quasi, e alla fine lo tirò Stefano, ovviamente. No, la cosa, il rigore più bello da ricordare è stato a Livorno. No. Il rigorista era Bielanovic, e quella partita lì, andai lì, ero appena entrato, perdevamo 1-0, sono entrato, il rigorista era lui, gli avevo rubato la palla, ho tirato, ho fatto gol, anzi quasi parato, perché la toccò il portiere, comunque gol. Alla fine non potessi neanche esultare, che sono dovuto scappare subito dentro al pullman, perché c'era Bielanovic che mi andava cercando. per questo no, dai. Però sì, dai, sicuramente nelle categorie, a parte gli scherzi, nelle categorie della Serie B, sicuramente il ruolo dell'attaccante è fondamentale per qualsiasi obiettivo tu ti poni, che sia la salvezza e che sia il raggiungimento dei playoff, che sia comunque la vittoria di un campionato. Per questo sicuramente quello è fondamentale, secondo me.
Senti, l'ultima cosa, poi ti ringraziamo e ti lasciamo andare. Un nome della primavera, il campionato di primavera, che potrebbe fare già bene l'anno prossimo in Serie B. Qua sì, un nome. Ma un nome, allora, se ti devo parlare è normale che sarei molto obiettivo, ma cioè sarei molto scontato, ma non perché penso che tutti quanti, parlo della mia, del nostro campionato, perché comunque sì, sì, coinvolto, beh, sì, certo, è coinvolto anche il Vicenza, per questo ti dico, ti direi due nomi, perché vabbè, secondo due, me dai, sono state le rivelazioni di, pesantemente di questo campionato. Ti direi Mancini, ma è dalla parte, l'altra parte ti direi Cancellieri, che secondo me oggi penso che sia uno dei giocatori top che c'è in questo campionato. Ha delle potenzialità veramente mostruose. Secondo me lui, quando lui entrerà a far parte e capirà tutto bene quello che è il mondo dei grandi, secondo me ha delle qualità veramente, delle veramente pazzesche. E poi, senza dimenticare, ci metto anche il terzo, ma sarei anche scontato, che è Vignato del Chievo, che anche lui insieme a Mancini 2004 sono, penso, i tre giocatori dove oggi, prima sentivo e facevo, sono tre giocatori dove realmente l'euro ce lo metterei per che possono fare veramente una grandissima carriera. Adesso non so se ti tocca la domanda di no, Marco. Io stavo invece pensando, il pensiero l'ho fatto calcistico proprio, cioè questi giovani, Baldi giovani, hanno meno spazio rispetto a qualche anno fa o ci sono buone chance lo stesso di finire a fare un carrierone, visto che magari le qualità ci sono? Ma sai, i giocatori bravi giocano, per questo sicuramente è un discorso abbastanza, secondo me, un po' complesso, cioè nel senso che secondo me ci sono tantissimi ragazzi bravi, tantissimi ragazzi giovani che devono comunque fare esperienza e che comunque devono capire quello che è il mondo dei grandi, perché comunque quando tu passi dal settore giovanile nell'ambiente dei grandi sicuramente qualcosa puoi pagare, cioè, è normale che ci vuole tanta pazienza, però è normale anche che secondo me c'è da cambiare un po' di situazioni, perché comunque capisco anche quello che sono oggi le dinamiche delle società, dinamiche degli allenatori delle prime squadre, perché oggi, come vediamo, abbiamo ancora secondo me un numero tanto elevato di esoneri, per questo capisco pure che gli allenatori delle prime squadre hanno una determinata pressione e oggi si fa fatica oggi ad affidarti ad un giovane. Beh, però secondo me non c'è pazienza, per cui uno, cioè, deve arrivare. No, ma la pazienza uno ce la vorrebbe anche mettere. È normale che in questo momento quello che è il momento della vita normale, ma il momento del calcio, sicuramente in questo momento purtroppo di pazienza non ce n'è tanta, perché comunque gli obiettivi che una società si è prefissata deve cercare di ottenerli. Poi spesso, ripeto, spesso si ottengono presto, ma tante altre volte si ottengono all'ultima giornata. Per questo, sai, non è facile. No. Io capisco tutti, come ripeto, capisco tanto gli allenatori, i direttori, i presidenti, che comunque oggi non è come una volta, dove una volta mortemente ci poteva essere un po' più di pazienza. Oggi, per quello che stiamo vivendo, la pazienza purtroppo ce n'è poca, per questo capisco tutto. Grazie Massimo. Noi, Corrado, ci possiamo congedare da Massimo in questo momento? C'è qualcos'altro che vorresti? Lo ringraziamo assolutamente. Lo invitiamo la prossima volta che sarà possibilità di fare. Ma assolutamente sì. Sempre
Verona permettendo, perché a Verona se le interviste le concedono sempre con il lanternino, quindi comunque stavolta li ringraziamo quando, per la quando le, non dire così, perché quando le interviste te l'abbiamo sempre fatte, non fare il tifoso. No, ma non avrai mica pensato che questa frase è stata detta dal Corrado tifoso. No. Facciamo l'ultima domanda a Corrado: come si chiama, come è nominata la nazionale venezuelana? Vino tinto. Bravo, grazie Massimo Margiotta. Grazie a voi, ciao. Oh, bellissima questa cosa, neanche questa non la sapevi, come il record di prima. Sai cosa faccio? Invece di disturbare di là, sì, io quasi vado a fare praticamente il numero della Luisa Nicoli, che sai a memoria. No, ma è già impostato, perché lo dice 338, sì, aspetta, sì, poi vediamo un po' se effettivamente il numero selezionato non è attivo. Hai sbagliato, addirittura. Secondo me è gatta cicova. O ha cambiato il numero. Ma no, oppure mi sto sbagliando io. Allora, proviamoci di nuovo. Allora, sì. Manco allora, il numero fatto zero per una serata. 8. Poi vabbè. No. Tanto sta finendo il campionato, Ferretto. Che te frega? Cioè, ormai siamo salvi, siamo a posto. E vabbè. Vediamo un po'. Quasi, perché un ex bianco rosso mi ha scritto adesso: facciamo un punto, Pronto? Ah, benvenuta Luisa Nicoli! Ma non sai neanche il mio numero! No, è che allora devi. Sai, in Veneto si dice e Gai Dei da Muraro, cioè ho le dita talmente grosse che non riuscivo a schiacciare il patacchino qua e non andava. E ho sbagliato un numero e mi ha detto che il numero che ho fatto non era era inesistente. No, non era attivo. Non era attivo, capito? Ho detto, si vede che starà dormendo la Luisa, sta riposando. No, vi ascoltavo. Ecco. Che idea ti sei fatto di queste trasmissioni ormai senza di te fisicamente? No, siete grandiosi, siete una coppia di fatto bellissima. Una coppia di fatto? Di fatto. Sì, siete una coppia di fatto. Vorrei sottolineare il fatto che io, non, per carità, mi va bene tutto, però visto che io non c'ho i capelli, lui sì, la donna è lui. Perfetto. Ci ho detto. Parliamo siete troppo forti da ascoltare. Ci manchi un po', però, devo dire la verità. Anche voi mi mancate, devo dire la verità. Anche voi mi mancate, anche voi. Poi ho sentito Massimo Margiotta in formissima. Vai. Ti ho già lanciato il play, ci ho già fatto il lancio verso la porta avversaria. Quindi va bene, sei allora galoppa. Sono autorizzata ad andare verso la porta a fare gol. Speriamo che lo faccia il Vicenza domani a Frosinone. Ma io volevo capire da Corrado se aveva qualche idea di, che sicuramente ha, di come giocherà il Vicenza domani, perché la squadra che Di Carlo ha schierato in campo contro il Brescia mi ha un po' sorpreso nelle scelte, anche nello schieramento, che poi, come diciamo sempre, la tattica o lo schieramento lascia il tempo che trova, perché poi i giocatori in campo ci spostano. Ma insomma, se ci sono delle novità, se dobbiamo aspettarci delle novità anche per domani a Frosinone, se che 11 più o meno potrebbe scendere in campo contro la squadra di Grosso. Se ho ascoltato la conferenza stampa di Di Carlo oggi e ovviamente non ha detto nulla di formazione, quindi chiedo a Corrado. Ma guarda, io credo che ovviamente c'era qualche modifica rispetto alla formazione che ha giocato contro il Brescia, magari soprattutto a centrocampo. Ritengo che tornerà Rigoni, che Rigoni, anima, certo, e cuore di questa squadra, proprio anche personalità. In una gara così la personalità in campo conta molto, insomma, credo che quindi. Però la cosa più importante, mentre purtroppo ci ha salutato Luisa, ma vedi, io il sospetto ce l'avevo, però, perché è impossibile. Aspetta che adesso riprendiamo qui il numero. Allora, eccolo qua, facciamo un bel call. Che sospetto avevi, scusa, che non ho capito. 338. Sì. Diciamo che oggi non è la tua giornata. Io sono impacciato tecnologicamente, sono impacciatissimo tecnologicamente. Troglodita. Siamo sfortunati stasera. Eccolo qua. Che succede? Ti sei spostata in cucina? Non ho capito. No, non mi sono mossa, sono fermo immobile. Ciro. No, vabbè, ok, va. No, prego. Dicevo Luisa che secondo me la cosa importante è, indipendentemente da chi giocherà,
e qualche variazione ci sarà, ma non credo tante, anche perché purtroppo, come tutti sanno, Del Monte non è stato convocato, Parella giustamente, io dico, vabbè, è stata una decisione del medico, ma insomma era abbastanza prevedibile dopo quello che gli era accaduto martedì. Insomma, tra l'altro stamattina era allo stadio Menti a salutare i compagni, a fare in bocca al lupo ai compagni, giusto perché restava sì. No, dicevo che conterà molto uno spirito diverso, perché questa squadra non aveva iniziato male la partita, ecco, tutte le cose che ha detto oggi Di Carlo condivido solo questa, poi il resto condivido poco, ma insomma poi è giusto che ognuno abbia la sua idea. Diciamo che la squadra non aveva iniziato male la partita contro il Brescia, però tu non ti puoi squagliare come neve al sole quando prendi un gol, e soprattutto è da Cappelletti, che è stato uno dei giocatori più positivi di questa stagione, non mi aspetto l'errore del rigore per il Brescia. Tra l'altro mentre a Chiavari aveva fatto un errore, poi è stato bravissimo a rimediare, stavolta certo. La squadra è proprio andata in confusione, poi a un certo punto dopo il terzo gol ha anche alzato bandiera bianca, anche se chiaramente sul 3-0 insomma non è poi mai facile giocare. Ecco che ci vuole uno spirito diverso, perché poi è vero che il Frosinone ormai insomma si insegue i playoff, così per modo di dire. Certo. È normale ed è giusto che sia nello sport che si onori il campionato e che l'avversario non ti regali nulla, per cui questo punticino bisogna andarselo a guadagnare con una prestazione che abbia più attributi, grinta, concentrazione, attenzione, cose che dopo l'1-0 contro il Brescia sono assolutamente mancate. Assolutamente, tra l'altro a Frosinone c'è un giocatore che è nel cuore di tutti noi, Vicentini, e come gli dico sempre è uno dei pochi veronesi a cui vogliamo bene, parlo di Nicola Brighenti, a cui mandiamo un saluto, chissà che un giorno o l'altro magari possa tornare a vestire la maglia biancorossa. Ma sai, le vie del mercato sono sempre diciamo infinite, io penso che uno dei motivi per cui lui era rimasto a Frosinone era che Nesta era un suo grande estimatore. È un suo grande estimatore, adesso Nesta non c'è più e quindi magari vedremo poi. Chissà. Questo adesso sicuramente in via Schio stanno già parlando anche della squadra che verrà, perché so che ci sono stati già incontri più di uno tra il presidente Stefano Rosso, tra Magalini e Di Carlo, insomma, quindi si sono incontrati loro tre, sicuramente hanno parlato di chi rimane, chi parte, chi potrebbe arrivare, quindi la lista, cose che insomma che si fanno sempre quando è diciamo in procinto di iniziare la nuova stagione. Però sai, poi nel mercato si aprono porte che sembravano chiuse, si chiudono porte che sembravano aperte, quindi è un mondo, l'abbiamo poi visto tante volte, sì, esatto, quindi insomma adesso è difficile parlarne, anche perché insomma adesso archiviamo questa stagione, finiamola, esatto, manca ormai così poco che quindi insomma giochiamo queste ultime due partite, poi tutta l'attenzione passerà appunto al calciomercato. Intanto in credo bocca al lupo a Corrado e Giovanni, raccontateci un gol domani. Ah sì, insomma credo che speriamo. Io credo che, ripeto, se ci sarà una squadra attenta, concentrata, determinata, insomma il risultato positivo si porterà sicuramente a casa. E questo mi immagino, ma spero, insomma sono anche convinto che c'era anche una reazione, perché io sono consapevole che insomma quando perdi così nettamente il primo ad essere consapevole di aver fatto una brutta partita è proprio i giocatori, quindi insomma senza dubbio avranno una voglia di rivalsa che sarà quella che li porterà a fare una buona partita. Poi ci sono anche gli avversari, però insomma diciamo che non dovremmo trovare un Frosinone col coltello tra i denti, ecco, per dire, per usare un eufemismo, dai. Esatto. Sì, ma tu giovedì prossimo sono ancora in castigo. Ah, neanche l'ultima puntata non riusciamo. Beh, ma la chiamiamo dai. Sì, no, sono ancora in castigo fino a tutta la prossima settimana, sai, spera ci spera. Vabbè, comunque stai bene, sì, perché poi c'è la gente che chiede, sta bene, tutto a posto, sì, bene. Dai, sto recuperando, diciamo. Beh, che la convalescenza è un po' lentina e quindi ci vuole tempo. L'importante è che se è lenta ma che sia comunque costante e che
porti al risultato che tutti ci stiamo aspettando poi alla fine. Assolutamente. Vabbè. Sì. Ma poi l'hai trovati, Marco, comunque, dai. Ci mancherebbe altro. Insomma, come. Poi ci sarà da parlare di mercato, ci sarà da parlare di un sacco di cose. Speriamo che ci siano tante buone novità in tutti i sensi. Esatto. Va bene, allora noi, come sapete, grazie, ragazzi. Avendo già sforato, dobbiamo salutarci. E quindi... Assolutamente. Grazie Luisa. Grazie Nicoli. A voi, grazie dell'ospitalità. Grazie Marco, grazie a Corrado. Speriamo in buone notizie domani dallo Stirpe di Frosinone. Esatto. Ciao ragazzi. Grazie, ciao. Allora, Corrado, per chiudere qui, diciamo gli appuntamenti, insomma, non abbiamo appena detto uno, cioè sì, domani. Domani alle ore 14, diretta e esclusiva della gara sulle frequenze di Stella FM, la radio ufficiale della Nerossi Vicenza. Poi settimana prossima sarà quella, diciamo, che concluderà un po' la stagione, perché poi ci sarà lunedì l'ultimo turno di campionato, uh-huh. Sperando che insomma sia l'ultimo, ma sarà sicuramente così per la squadra biancorossa. E poi noi chiuderemo giovedì con Vivillane, con Stella FM. E poi a Dio piacendo ci faremo una pizzata insieme. Assolutamente. Con la Z, festeggeremo. Festeggiamo la stagione, dai, che credo sì. Sia stata. Adesso tocchiamo ferro, perché insomma, però insomma, dai, se arriverà la salvezza, sì, guarda, insomma, da qualche parte se arriverà la salvezza, come arriverà, insomma, è stata una stagione dove magari qualcuno insomma si sperava, poteva sperare qualcosa di più, però insomma l'obiettivo primario, quello che abbiamo detto tante volte, l'obiettivo primario assolutamente necessario da centrare era la salvezza. La salvezza è lì a un passo, che verrà sicuramente compiuto domani, quindi poi insomma diremo che la stagione è stata sicuramente positiva, poteva essere più positiva, insomma è bene accontentarsi anche di quello che è arrivato. Quindi collegamento con Stella FM domani a che ora? Solo qualche minuto prima delle 14. Perfetto, come sempre Corrado Ferretto. Da Vivillane di Stella FM è tutto, la linea alla regia. Ciao.